Eccoci, buongiorno. Sapete che questo weekend è speciale, eh? È speciale. Stai sbirciando? Lo vede Roberta Mitopia? Sbircia. Sbircia. Beh, ma è giusto perché il weekend è fonte di qualche dubbio, magari anche in punto interrogativo, che noi cercheremo di far diventare esclamativo. Sempre fedeli al motto, non credete, verificate, divertiamoci con le stelle. Però missione speciale il venerdì, quindi parliamo di stelline per venerdì, sabato e domenica. Partirei dal segno zodiacale dell'Ariete. La giornata di oggi è una giornata che viaggia abbastanza bene. Abbiamo 4 stelle su tutti i fronti, quindi amore 4, lavoro 4, fortuna 4. Domani amore 3, lavoro 4, fortuna 4. Perché c'è quella diminuzione in amore? Perché la luna va in opposizione. Allora, magari non è così e magari non è una condanna e probabilmente mi sbaglio, però innanzitutto devo fare una premessa, cioè che il mese di ottobre è stato molto faticoso per tutti voi. Ne parlo quasi al passato perché oggi è 26, quindi insomma tra 5 giorni finisce e ce lo siamo tolto dalle scatole. Però è probabilmente capitato a molti ariete, sempre nei weekend, di vivere delle tensioni, perché negli ultimi weekend la luna è stata sempre dissonante, quindi una volta c'è stato un impedimento, una volta dopo una sorpresa che non vi aspettavate, insomma quasi sempre tra venerdì e domenica, non dico che c'è da tribolare, ma bisogna affrontare delle situazioni che non funzionano. Per fortuna l'ariete non solo ha le spalle larghe, ma ha anche un modo di fare abbastanza determinato, forte, per cui quando voi una porta la trovate chiusa non è che ripassate più tardi, la abbattete a testate. Questo comporta feroci mal di testa dal punto di vista, diciamo così, fisico, infatti siete molto provati. Dal punto di vista emotivo, la cosa che vi devo chiedere adesso è di essere cauti. Perché? Perché domenica vi trovo un po' giù di corda, abbiamo 3 stelle sotto tutti i fronti, amore, lavoro, fortuna. Quindi è normale che adesso vi troviate in una condizione di lotta, che poi da novembre sarà anche migliore perché Venere sarà più forte, sarà migliore anche come aspetto. Però è probabile che ancora una volta questo weekend riporti in auge delle tensioni. Non abbiamo il periodo difficile che avete già vissuto la settimana scorsa, perché la settimana scorsa secondo me è stata veramente pesante, anzi adesso bisogna semplicemente lottare per riemergere, però molti di voi sono affaticati e quando un ariete è affaticato parla anche un po' troppo. Attenzione a non mettervi dalla parte del torto dicendo cose che vi possono creare dei problemi, eh? Vero Daniele? E tu ogni tanto quando prendi 5 minuti, ecco, poi dici mi sono pentito, è sempre nei weekend, poi gli chiederemo perché, oggi c'è poco tempo, però vediamo un po' che cosa avviene, potrebbe avvenire in casa Toro. Oggi amore 3, lavoro fortuna 4, domani stessa solfa. Ecco, siete diventati un enigma per tutti. Sì, proprio voi del Toro, che eravate tempo fa così tradizionalisti, conservatori, no? Fino a qualche tempo fa vi si chiedeva, senti, vuoi cambiare lavoro, vuoi fare qualcosa di nuovo? Che dici, cambiamo casa, iniziamo un nuovo progetto? No, per carità, ci sono dei rischi, no, meglio rimandare, no, non è questo il momento giusto. Quanti Toro hanno detto no? Adesso è tutto il contrario. Adesso siete voi rivoluzionari e le persone che stanno attorno a voi non vi capiscono più. Perché dico, ma questo non era quello che non si muoveva mai, che stava sempre nel suo praticello, Toro, a ruminare, senza fare un passo in avanti o indietro, non voleva uscire dal recinto. No, adesso i recinti li buttate giù. E siete una preoccupazione per gli altri, che magari fino a ieri vi hanno visto blandi, sereni e tranquilli, e che invece in questi giorni vi trovano un pochino più nervosi. E allora vi avevo messo in guardia da questa situazione astrologica che è un po' speciale, quindi se adesso non arrivano le risposte che voi volete o c'è qualcuno che vi sembra un po' aleatorio nelle sue risposte, lo metterete con le spalle al muro. Ed ecco perché domenica vi devo dare amore 3, lavoro 3, fortuna 4, perché sarete molto incisivi. Quindi le coppie che vanno avanti da tempo ma non hanno ufficializzato il rapporto possono vivere una crisi, perché il Toro dirà che vogliamo fare di questa storia. E poi qui c'è un discorso che riguarda anche la casa, il riavvicinarsi, se due vivono lontano oppure se voi dovete in qualche modo costruire qualcosa. Non accettate più compromessi, non accettate più ritardi. E quando un Toro, scusate il gioco di parole, si imbufalisce, sono guai, perché veramente ce n'è per tutti. Metti nei guai le persone, lo sai. Ti bilancia magari. No, per il Toro, ma chi conosce il Toro, il metti. Ma i Toro
sanno che io ho molto affetto per questo segno zodiacale, quindi anche quando li striglio un pochetto, insomma, oppure vi dico, secondo me, quindi visione molto parziale delle cose, come stanno le situazioni che state vivendo, penso che insomma vi facciate una risata o comunque notiate che in effetti in questi giorni siete un po' bizzarri. Andiamo al segno zodiacale dei Gemelli, che oggi è un po' nervosetto. Occhio, eh! Ti stava tirando la torta, come dà. Ah sì, vedi? Hai capito. Sì. Bella tosta, che poi comunque il tiro delle torte richiama le comiche. Voi sapete che i Gemelli, l'ho detto tante volte, amano gli scherzetti. I Gemelli vi fanno gli scherzetti, attenti, se sono cattivi questi scherzetti vuol dire che ce l'hanno con voi, se sono bonari vuol dire che semplicemente vogliono ridere con voi e condividere qualche emozione. Oggi nervosi, domani in recupero, vi do 4 stelle, quindi un punteggio maggiore per amore, lavoro e fortuna. Sì, c'è qualche tensione, a volte non sapete neanche voi perché vi svegliate con virgolette la luna storta. A proposito, oggi la luna è storta, invece si raddrizza domani, quindi sabato e domenica sono delle giornate importanti, anzi svegliamo anche la domenica come il sabato, tutta a 4 stelle, quindi in qualche modo fonte di vantaggio. Ma se oggi vedete che qualcosa non va o vi sentite un po' contro tutti, mantenete la calma e non tirate nulla a nessuno, giusto? Il segno del Cancro, oggi amore, lavoro, fortuna 4, domani amore, lavoro 4, fortuna 3. La vita vi sembra una continua ricerca, diciamo, di serenità. Ecco, da qualche tempo vi siete specializzati nel salto ad ostacoli, siete diventati atleti nella vita. Il vostro stile di vita e anche il vostro stile principale è diventato proprio il salto ad ostacoli da più di un anno. Quindi anche se avete avuto delle conferme, ci sono state delle novità o delle mansioni nuove, da circa un anno tutto è costato fatica. Quindi adesso vi state in qualche modo armonizzando, ecco, con una situazione che attorno a voi cambia. Ogni tanto si ragiona bene, ogni tanto no, ed ecco perché domenica amore, lavoro, fortuna 3 stelle, perché siete in una condizione di grande stress che ogni tanto vi fa scivolare in qualche contraddizione d'amore. Cancro e Capricorno sono segni opposti. Vi ricordate quando vi ho detto che ci sono delle emozioni che collegano questi segni zodiacali? Il Cancro, quando è arrabbiato, si chiude in se stesso, il Capricorno, quando è arrabbiato, si chiude in se stesso. Quindi in questo avete lo stesso atteggiamento. Solo che i cancretti hanno in questo momento anche bisogno d'amore. Quindi attenzione se vivete una relazione con una persona del Cancro un po' svagata o distratta, perché avrà bisogno di qualcosa, qualche emozione in più. Il segno del Leone, si parte oggi con amore 3, lavoro fortuna 4 e domani la situazione non cambia, anche se cambia la luna, per cui posso dire che il pomeriggio della giornata di domani è migliore. Perché vi parlo di sentimenti poco chiari, di tensioni sentimentali che non sono molto gestibili? Perché c'è ancora questa Venere dissonante. Non tutti sono in crisi, non tutti litigano con il partner, però è molto probabile che in questi giorni ci siano delle persone che hanno bisogno di una strigliata. Ricordo, Venere dissonante poi sarà molto bella a novembre, porta anche ad essere un pochino imperiosi, un pochino troppo orgogliosi. A volte voi non vi rendete conto in amore di avere degli atteggiamenti molto forti, per cui mettete anche in imbarazzo gli altri. Quando per esempio vi piace qualcuno lo dimostrate certamente, però poi lo mettete in condizione di dimostrare quanto amore ha per voi e di conseguenza lo mettete alla prova. E sapete, ci sono dei segni che possono superare le prove, le affrontano volentieri, e altri invece che si sentono in imbarazzo. Quindi chi è rimasto solo da anni si deve chiedere se magari ha un atteggiamento un po' troppo esigente nei confronti dei sentimenti. La giornata di domenica, amore 3, lavoro 4, fortuna 5, in crescendo, fortuna, io parlo di fortuna negli incontri, e quindi direi che la domenica è la giornata giusta anche per risolvere qualche fastidio che però si può presentare. Non è una crisi d'amore per tutti, ma in famiglia c'è da discutere. Il segno della Vergine, oggi tutto a 4 stelle, amore, lavoro, fortuna, domani migliora al lavoro, 5, quindi nel lavoro novità. E quindi, e questo è, beh, insomma, grandi progetti. Avevo detto che ci sarebbero state delle grandi novità per il professore, il libro che è uscito adesso, il suo libro. Per altri Vergine sarà un progetto da gestire a breve, magari entro gli inizi del prossimo anno, però qualcosa di creativo può essere fatto. Non scrivete libri? Non avete un'attività artistica? Progetti creativi? Perché non fate un figlio? Ah, adesso dico, vabbè, se siete nell'età, naturalmente. Un tempo, quando io dicevo matrimonio, sapete, insomma, io ho occupato la astrologia quando avevo 16 anni. Ecco,
quindi sono magari più... non scrive i libri ma li legge, che pure è un'attività anche quella. Sì, vabbè, ma io volevo essere più creativo ancora. No, lei lo so che vuole. Cosa volevo dire? Cosa volevo suggerire? Che mi raccomando, datevi da fare. Abbiamo una domenica anche molto importante, 5 stelle amore lavoro e fortuna 4, quindi in qualche modo il weekend è protetto. Andiamo al segno della bilancia, oggi venerdì 4-4-4 per quanto riguarda la giornata, domani 4-5-4. Voi avete bisogno di armonia, di emozioni, sarò stringato perché i tempi oggi sono brevi, ma la cosa importante da ribadire è questa, e cioè che voi non avete più voglia di sentirvi il fiato sul collo di qualcuno, siete un segno libero e indipendente, anche se a volte sembrate pronti al compromesso, non è così, a volte la bilancia è accomodante solo per evitare discussioni, perché la bilancia ogni volta che si arrabbia perde un chilo. Quindi ha bisogno proprio di... sì, si stressano. Arrabbiamoci. No. Dopo aver mangiato. Vai, dopo aver scompa. Mangiato. La bilancia va. Perde un chilo, va bene per me. Ma lei è del cancro. Lei è del cancro. No, quella a casa. No. Il cancro invece quando si innervosisce mangia per dimenticare. E la domenica tutta a 4 stelle porta delle emozioni comunque interessanti. Quindi comunque resta un cielo importante anche per i sentimenti. Il segno dello scorpione, amore ecco. 4, lavoro 5, fortuna 4 per la giornata di oggi, domani tutto a 4 stelle. Bel cielo. Io ve l'ho detto che questa fine di ottobre funziona. Potreste anche avere dei sogni premonitori. Magari vi appare qualcuno che nel passato è stato importante per voi e vi dice qualcosa di molto interessante. Ma è una cosa bella, eh? No, è una cosa bella. Non bisogna spaventarsi. Tra l'altro domenica andiamo avanti bene perché amore, lavoro, fortuna, 5 stelle, quindi io vi ho già detto in tempi non sospetti che questo è un fine settimana utile per collaudare un amore, per collaudare un sentimento, per collaudare un divano. Andiamo al Sagittario. Devi collaudare la macchina, l'hanno riparata. Ma hai cambiato la pila? La televisione. Allora, la giornata di oggi per il Sagittario, amore, lavoro 3, fortuna 4, domani amore 4, lavoro, fortuna 5. Emozioni, novità, cambiamenti, progetti, investimenti, dipende dall'età, dalle circostanze, siete in pensione, non vi va più di far niente, e allora perché non pensate magari ad un qualcosa da fare con degli amici, anche una piccola gita. Sapete, insomma, ogni stagione della vita porta delle emozioni diverse. Chi ha voglia di crescere, cresce e può fare molto. Chi ha voglia di innamorarsi, potrà fare di più. Mi piace la domenica, amore 4 stelle, lavoro 5, fortuna 4, per una giornata che in qualche modo rivela una vostra voglia proprio di stare in mezzo agli altri positivamente. Il Capricorno, amore 5, lavoro 4, fortuna 4, amore, lavoro 4, domani, fortuna 3. Quindi sono due giornate intriganti per un grande progetto, forse un po' lento da realizzare, ma che vi troverà protagonisti delle prossime settimane. In amore bisogna drizzare le antenne perché novembre e dicembre saranno mesi molto importanti. Ricordate sempre che con Scorpione, Pesci, voi avete delle emozioni ed anche dei progetti da condividere. Grande cielo per i lavoratori autonomi. Domenica, amore, lavoro 4, fortuna 3, quindi non c'è voglia di incontrare gente, c'è voglia solo di stabilire un buon contatto con gli altri e di definire bene quello che già avete in mente. L'Acquario, venerdì, 3 stelle. Per l'amore, lavoro, fortuna 4, purtroppo anche sabato 3 stelle per l'amore e lavoro, fortuna 4, perché adesso è proprio l'amore ad essere un po' lontano. Non è detto che ci sia una crisi, però alcuni punti di vista non sono gli stessi e nelle coppie che stanno insieme da tempo c'è da rivedere alcune scelte, anche in vista di una certa carenza di soldi. Per esempio chi adesso guadagna qualcosa perché magari vende oppure ha un progetto che porta denaro, immediatamente deve spendere questi soldi per qualcos'altro. La giornata di domenica, amore 4, lavoro 5, fortuna 4, per un cielo che vuole bene agli Acquario e che promette meglio per l'amore in vista di novembre. Chiudiamo in bellezza col segno dei Pesci, oggi un po' di nervosismo, la luna è opposta, amore, lavoro, fortuna 3, quindi un po' niente.
oggi proprio inutile telefonare perché non risponde. Il Vergine oggi non ha voglia di comunicare, ma recupera domani Amore 5, Lavoro Fortuna 4. Ah. E già che ci siamo, Siare e Siori, vi svelo anche la giornata di domenica. Segnale. Esatto, Amore 4, Lavoro Fortuna 5. Quindi, superata l'opposizione della Luna, sabato e domenica sono giornate speciali. Avete bisogno di consensi? Siete stati messi da parte? Avete avuto un problema legale o personale? Secondo me da dicembre si galoppa e tutto sommato novembre è solamente un mese di transizione. Lo affronteremo, lo vivremo insieme e vi spiegherò bene perché. Adesso vediamo i voti di questo weekend. All'Ariete do un 6 perché dovete recuperare un po' di fiducia negli altri. 6 anche per il segno zodiacale del Toro, che si trova in una condizione di stallo in famiglia o in amore, bisogna chiarire qualcosa. Gemelli 6,5 perché oggi siete un po' stralunati. 6,5 anche per il segno zodiacale del Cancro, che dovrebbe rivelare un po' più di serenità, ma domenica sarà un sottotono. Leone 7, cercate di considerare i nuovi progetti che avete in mente in vista del mese di novembre. 8 per il segno della Vergine, perché ha veramente una grande grinta che dimostrerà ancora di più nei prossimi giorni. Bilancia 9, emozioni in pista anche nel weekend. Scorpione 10, perché c'è proprio alla ricerca dei sensi perduti. Sagittario 7,5, voglia di avventure e novità. Capricorno 8, siete molto stabili, grandi progetti favoriti per il futuro. L'Acquario 6, perché è un po' stanco, deve riposare. E Pesci 7, ricordate che oggi siete sottotono, ma potete recuperare sabato e domenica. Oggi ho sforato! Grazie Paolo Bocci, grazie a voi per la vostra affettuosa compagnia. Ci ritroviamo lunedì alle 11:10. Trascorrete un sereno fine settimana. Ciao.